Ragazzi, noi Massi Play in questo nuovissimo vlog. Allora, vi devo dire alcune cose molto importanti. Ragazzi, questo vlog credo che sia quello più importante che c'è. Cioè, ragazzi, una cosa molto molto importante che vi devo dire. Non è una cosa brutta, ma un pochino. Ragazzi, certi, tra virgolette, bimbi minchia, che mo farò presente in questo commento, vai. Ah, che coglione che sei, Easy, vede che compri gli iscritti, hai 400 iscritti e fai una 80ina di views a video, se ti va bene, ma per favore, non puoi essere così scemo, dai, che tra l'altro metti il beat quando bestemmi, ma in realtà dici solamente porca e basta, e anche se fosse vero che bestemmi, che cazzo ti bestemmi, che hai sì e no 13-14 anni, io non faccio video, ma sappi che se ne farò uno sarà dedicato a sta storia, che ti compri gli iscritti. Pensano che io mi compro gli iscritti, ragazzi, io vi giuro che questi bimbi... Beh, che una volta mi ha contattato, non era con questo profilo. Mi sa che c'è uno che sta creando profili, e a questo commento già l'ho visto anche tipo un mese fa, lo stesso commento, con un altro profilo che non faceva video, pure questo canale non faceva video. Uno che già l'ho segnalato, poi due gli ho inviato un messaggio in privato che gli ho detto di tutti i colori. E gli ho detto che, ragazzi, io a me non so perché. Cioè, nei vlog, ragazzi, dicevo 40 commenti. Mentre negli altri video, cioè, ma in graffetta sì, già ci sta. Tipo invece quando faccio Shirt of the Void, cos'è? Non ricevo niente di un cazzo. Tipo l'ultimo di Shirt of the Void, 20 visualizzazioni. Ragazzi, allora, facciamo una cosa. Visto che io raga, no, non mi fermerò mai, anche se tipo vedo che ci sono 100 dislike, a me non mi ha fatto niente. A me piace fare video, mi piace mandare video, mi piace intrattenere quelli che mi seguono, anche se ce ne sono 2 o 3 e ho 400 iscritti, a me non me ne ha fatto niente, basta che qualcuno mi segua. E ci sono già un bordello di persone che rispondono in questo modo. E questi commenti mi fanno veramente un gran piacere, perché tipo, a me, ve l'ho detto anche nello scorso video, nello scorso vlog che è stato tipo, mi sa che prima di questo, ho detto che io preferisco più vedere che un commento che arrivare a più a 1000 iscritti. Per me è più importante questo, perché a me non mi piace più, cioè mi piace più vedere che mi piace il mio video che raggiungere 1000 iscritti, perché... Un conto è che tipo 100 persone ti seguono, e un conto è che arrivi a 1000 iscritti e solamente 20 persone ti seguono. Questa cosa io non l'accetto. Io, ragazzi, YouTube, una cosa che io la porto come hobby, vero e proprio hobby, quindi tipo vengo da casa, dico dai, registriamo, poi lo carico un giorno dopo. Io, ragazzi, mi fa una cosa spontanea, la registriamo, la faccio niente. Infatti, nel prossimo video, praticamente stiamo giocando con Markplane su Minecraft, non stavo recando, poi a caso ho detto dai, recchiamo così a caso, perché ragazzi, ma c'ho l'istinto di recare. Quindi, ragazzi, a me non mi fermerà nessuno, anche se ci sono questi bimbi minchia che a volte spammano in questo modo. Comunque, no, comunque, quindi ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Da questo momento in poi tutte le serie si saranno chiuse, tutte, tranne i vlog, vabbè. E mi dovete dire voi cosa fare, anche Minecraft, per adesso chiudo tutto. Ditemi voi cosa fare, se continuare a fare vlog, poi continuare a fare un video diverso, un gioco diverso. Io da oggi in poi so qualsiasi cosa che mi dite voi, poi vediamo un pochino cosa, voglio proprio vedere chi mi critica, niente, mi critica, però ragazzi, ve lo dico, se questo video raggiunge 20 like, farò subito, immediatamente uno per lobby, già lo sto preparando, però tipo, ci sono, ecco perché ragazzi, guardate, già ieri dovevo fare l'open lobby, però poi mi sono reso conto che tipo 5-6 iscritti miei non c'erano, perché sono tipo in vacanza, quindi non possono esserci. Quindi io ho pensato anche ai miei iscritti, ho contattato i miei iscritti, mi ha detto che venerdì prossimo ci possono essere, quindi venerdì di adesso, credo, sì, venerdì, oggi è domenica, lo posso vedere lunedì questo. Venerdì faremo l'open lobby, ditemi a che ora ci siete, lo faremo su Iglesiascraft, mi sa, o su Iglesiascraft forse, perché la maggior parte ci siamo Markplane, che diciamo che ci deve essere a forza. Non li va quasi, non li vanno tutti i server, perché dicono che c'è scritto che appunto hai superato il massimo di registrazione, invece su Iglesiascraft li va. Quindi ditemi se Iglesiascraft vi va, così facciamo un open lobby e giochiamo assieme.
Quindi ragazzi, spero che questo video sia piaciuto, spero che avete captato tra virgolette quello che ho appunto detto. Niente, ditemi sotto la descrizione ragazzi, perché ragazzi, una cosa che mi fa arrabbiare che alcuni di voi non vedono i video, non vedono tutti i video, voglio proprio vedere, mi metto alla prova. Vedete se appunto nei commenti mi suggerite cosa continuare come serie. Shadow of the Void, ragazzi, me l'avete anche consigliato a voi, una di voi, ma non sto facendo niente. Io mi sto ammazzando, sto bestemmiando. Poi ragazzi, quello mi dice che quello là che fate vedere prima nei commenti diceva che non bestemmio, invece ragazzi, quando mi incazzo io bestemmio veramente. Poi ho il geloso questo, forse ho capito chi è che spamma. E se quella persona, ragazzi, ci sono rimasto veramente di merda, perché non lo so. Comunque, se quella persona, ragazzi, veramente mi incazzo. Comunque, questo video può finire qui. Vi raccomando di nuovo, ditemi un orario, un giorno preciso per l'open lobby. Per chi non sa cos'è l'open lobby, sarebbe una specie di raduno tra virgolette su un server dove possiamo giocare tipo su di Skywars, SG, Hunger Games, quello che vogliamo, e poi recco, sicuramente recco. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, voglio almeno 20 pollici in su per questo video, quindi spero ragazzi e bye bye.